Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi a grandissima richiesta il Movie Masterpiece 671 di Hot Toys. Sempre in scala 1 a 6, sto parlando di Black Panther nella sua original suit, ovvero la versione 2.0 del Black Panther di Hot Toys. Vi ricordo che ho acquistato la mia copia su ilcolossodeinerd.com, trovate qui sotto in descrizione il link, e volevo dirvi che il Colosso dei Nerd ha anche un sistema a punti, quindi più acquisterete sul sito, più guadagnerete punti che vi permetteranno di accedere a dei buonissimi sconti. Non perdiamo altro tempo ragazzi, andiamo subito a vedere questo Black Panther. Iniziamo come sempre dalla scatola che almeno nella forma e nella dimensione rimane in linea con le altre scatole di Hot Toys per le sue figure in scala 1 a 6. Ma per quanto riguarda la rappresentazione di questo box art nella parte frontale, Hot Toys fa sempre dei passi da gigante. Davvero bellissima infatti è questa rappresentazione di T'Challa in questo suo mezzo busto con sullo sfondo questi motivi e questa cornice tribali che vanno a richiamare appunto la tradizione del Wakanda, così come queste scritte nelle parti laterali e questa sorta di semicerchio che fa da sfondo a T'Challa con le caratteristiche colorazioni tribali del Wakanda, scritte che tra l'altro sono al tatto leggermente in rilievo rispetto al resto. Davvero bellissima secondo me questa rappresentazione. Nella parte inferiore il logo di Black Panther e andando ancora un po' più giù Black Panther Original Suit Movie Masterpiece 671 in scala 1 a 6. Andiamo a vedere i lati della scatola in cui la rappresentazione di T'Challa continua, come potete vedere, e continuano anche i vari disegni tribali con la scritta Black Panther e la tipica collana del nostro protagonista. Stesso discorso per l'altra parte della scatola, mentre sul retro sempre il motivo tribale con le solite raccomandazioni ed i credits. Andiamo quindi ad aprirla, in questo caso vi è una classica apertura dall'alto, quindi andiamo a sfilarla delicatamente e possiamo vedere in questa cover un'altra bellissima box art con il Wakanda sullo sfondo e appunto questa pantera nera, diciamo stilizzata, di cui vediamo solo l'ombra, con i segni degli artigli. Anche questa rappresentazione è davvero bellissima secondo me. Andiamo a sfilare questa cover per rivelare il nostro Black Panther. Andiamo adesso a toglierlo dalla scatola e a vederlo più accuratamente. Una volta sfilato il blister protettivo, si rivela quello che sembra essere l'ennesimo capolavoro da parte di Hot Toys. Ovviamente andremo ad esaminarla più nel dettaglio più tardi, come al solito, ma sembra davvero un capolavoro. Mettiamo via adesso il nostro Black Panther per rivelare quelli che sono gli accessori. Accessori che non sembrano essere tantissimi, qui ovviamente c'è anche l'head sculpt, non sembrano tantissimi ma sembrano davvero ben realizzati. Quindi non perdiamo altro tempo ragazzi, vado a tirarli fuori dalla scatola e li vediamo insieme. Non un vastissimo assortimento di accessori per quanto riguarda questa versione di Black Panther, ma mi viene da dire che è giusto così, vista la tipologia del personaggio che stiamo esaminando. Cominciamo come al solito dalla basetta, classica forma esagonale delle basette dei personaggi della Marvel di Hot Toys, e come potete vedere dalla luce, dal riflesso della luce, una superficie in alcuni punti liscia e riflettente. Le parti invece che sono ruvide sono quelle di questa forma circolare con i segni tribali e le trascrizioni appunto in wakandiano. Bellissima la raffigurazione della pantera, anche qui in superficie liscia, e
il logo di Black Panther, anche se vi ricordo che questa versione che stiamo esaminando è la versione di Black Panther tratta da Civil War. Ovviamente scritta sul fronte della vasetta Black Panther e nient'altro da dire. Si accompagna ovviamente come al solito con il supporto per chi volesse usarlo per tenerlo in piedi. E poi passiamo agli altri accessori che sono, primo fra tutti, lo scudo. Scudo che è realizzato abbastanza bene, devo dire la verità. Avrei probabilmente preferito qualcosina in più, magari qualche segno di battaglia, qualche cosa che lo facesse, diciamo, lo rendesse un po' più realistico. Molto bella la resa del legno, i vari segni, però non so ragazzi, c'è qualcosa che non mi quadra, un po' troppo pulito anche il vetro, che ovviamente è in plastica, non è in metallo, così come l'asta, e però qualche segno di usura, qualcosina, sinceramente l'avrei gradita un po' di più. Comunque rimane un pezzo molto dettagliato, anche al tatto queste, diciamo, venature, questi tagli nel legno si sentono, quindi davvero comunque un pezzo ben fatto. Per quanto riguarda il cinturino, questo qui è ovviamente in finta pelle, sia questo ovviamente che il secondo, e per il montaggio sulla figure occorrerà come al solito andare a togliere la mano al nostro Black Panther, far passare il braccio all'interno dei cinturini e poi andare a rimettere la mano. Comunque niente di straordinario. Andiamo avanti con il secondo accessorio, che è la lancia, anche questa molto ben realizzata, molto leggera, quindi anch'essa in plastica, non ha la punta ovviamente, anche qui nessun segno di battaglia, quindi la cromatura è pulita, liscia, gradevole alla vista ovviamente, però avrei gradito anche in questo caso qualche segno in più. L'impugnatura è davvero molto bella, molto dettagliata, guardate, ogni singolo pezzo che vedete è scolpito e anche queste parti rifinite in oro davvero molto molto belle, senza nessuna sbavatura né altro. Parte finale ovviamente anche qui in finto metallo, sempre plastica, e il cordino in plastica gommosa, diciamo una sorta di gomma, che è molto flessibile e molto ben realizzato, anche le piume sul fondo. Anche questo un ottimo pezzo comunque. Andiamo avanti con le mani di cui è dotato questo Black Panther. Allora, abbiamo due paia più una impugnatura. Questa è la mano fatta apposta per l'impugnatura della lancia o dello scudo, probabilmente più adatta allo scudo. Anche qui andiamo a vedere bene i dettagli. È davvero incredibile comunque la realizzazione. Andiamo a vederla meglio su altre mani. Abbiamo comunque tutte mani aperte che si differenziano l'una dall'altra per l'estrazione o meno degli artigli. Per esempio, andando a vedere le due mani sinistre, in questo caso sono praticamente, non dico identiche ma molto simili, ma la differenza è proprio nell'estrazione o meno dell'artiglio. Come potete vedere, il dettaglio anche delle texture fra questa parte, diciamo, di armatura e quella che dovrebbe essere la parte un po' più morbida, ok, perché le dita devono essere più flessibili, è davvero incredibile. Guardate la texture che viene richiamata, la texture anche della tuta di Black Panther che andremo a vedere fra poco, che vedrete sarà davvero assurdo, di un dettaglio davvero mozzafiato, però guardate quanto sia dettagliato lo sculpt in queste mani, davvero bellissime, e tra l'altro anche gli artigli sono abbastanza appuntiti, quindi davvero ottima realizzazione. Le mani sono veramente bellissime, è uno dei punti di forza ovviamente di Black Panther. Penultimo ma non meno importante, la maschera cerimoniale. Maschera cerimoniale, molto figa, molto bella secondo me. Davvero anche qui c'è la resa del materiale, ovviamente plastica, abbastanza rigida, e la parte posteriore forse un po' troppo rigida, perché considerate che questa andrà messa in questo modo nell'head sculpt. Una cosa che volevo farvi notare è la, praticamente a parte questa piccola striscia e sopra, la totale assenza di
protezioni che abbiamo visto, per esempio, nell'elmo di Loki o in altre figure. Questo sinceramente mi mette un po' d'ansia, perché questa non va aperto nessun cinturino né niente, ma non è elastico, quindi va applicata in questo modo sulla figure, e se fa un po' di frizione potrebbe danneggiare il painting, la verniciatura dell'Headsculpt. Comunque sia, a parte questo, maschera davvero ben realizzata. Guardate anche i dettagli, non so se in camera si riesce a vedere, ma sui denti ci sono tre triangolini, sono davvero minuscoli, però anche qui cura del dettaglio ai massimi livelli. Anche per quanto riguarda la parte posteriore, guardate tutti i vari, le varie rifiniture in oro e lo sculpt di ogni piccolo minuscolo pezzo. Davvero bellissima questa maschera. Ora, pezzo forte è l'Headsculpt del nostro Chadwick Boseman, che purtroppo ci ha lasciati. Headsculpt che gli rende omaggio, secondo me, coglie perfettamente l'espressione dell'attore in ogni suo aspetto, dal colore della pelle alla fattezza dei capelli, lo sguardo, l'espressione seria che aveva nell'interpretazione di questo Black Panther in alcuni momenti. Davvero bellissimo. Guardate anche la cura della barba e appunto nei capelli. Davvero bellissima. Rispetto alla versione precedente della Hot Toys di Black Panther, mi sembra leggermente più grande, leggermente più allungata, più proporzionata al corpo che vedremo tra poco, e quindi una versione 2.0 per quanto riguarda l'Headsculpt, che è stato davvero un upgrade. Bellissimo anche il profilo, come potete vedere. Headsculpt, secondo me, davvero da 9. Bellissimo. È il momento, ragazzi, di esaminare più nel dettaglio il nostro Black Panther. A primo impatto vi posso dire che è molto pesante e la resa è davvero impressionante. Muscolatura davvero imponente, ma allo stesso modo i materiali di cui è composta la tuta permettono, come potete vedere, alle mie dita di affondare nei muscoli, il che rende tutto molto realistico, e la resa finale di questa tuta è veramente impressionante, ma andremo ad esaminarla più nel dettaglio fra poco. Cominciamo adesso dall'Headsculpt, quindi la maschera del nostro Black Panther, che come potete vedere è ricca, ricchissima di dettagli. Guardate tutte le parti che sono scolpite qui sulla fronte, gli occhi, la parte della bocca, e andando a vedere anche la parte posteriore è ricca di minuscoli dettagli che rendono il tutto un lavoro veramente incredibile. Bellissima la resa e ottimo anche la mobilità di questa testa, che è facilmente ruotabile ovviamente a 360 gradi verso il basso. Ecco, adesso si è sganciato il peg, ma verso il basso e completamente verso l'alto. Davvero bellissima. Andando ad alzare anche il collo, possiamo vedere che anche il collo è scolpito alla perfezione nei minimi dettagli, andando ad esaltare quelli che sono i particolari della tuta, già di per sé bellissima secondo me di Black Panther. Guardate la collana scolpita anch'essa sulla tuta, e vorrei soffermarmi un secondo appunto su tutto ciò che vedete qui anche sulla schiena. I dettagli, come queste trame si vanno ad incrociare. La resa, come dicevo poco fa, è morbida in alcuni punti, un po' più rigida in altri, quindi secondo me hanno utilizzato più di un materiale per fare queste parti che vedete simile a un nido d'ape, diciamo, e invece queste altre parti che vanno ad intersecarsi. Davvero, ragazzi, impressionante. Io non posso purtroppo farvela vedere di persona, ma è davvero bellissima.
Anche per quanto riguarda la mobilità del torso, comunque sapete che io non spingo molto oltre le mie figure per paura di danneggiarle, ma comunque è possibile muovere il torso in questo modo e anche piegarlo in avanti e indietro. Stessa cosa per le braccia, che possono muoversi appunto fino a questo punto, forse anche un po' più in alto, esatto. Poi andare indietro, andare in avanti. Ovviamente classica articolazione a farfalla, bicipite che può essere mosso anche lateralmente e gomito che può andare oltre i 90 gradi, quindi doppia articolazione. Stessa cosa ovviamente per l'altro braccio. Vorrei farvi notare anche i dettagli dei guanti con queste texture dei denti di Black Panther e una linea invece per l'avambraccio fino al polso decisamente più liscia. Per quanto riguarda il bacino, anche qui in alcuni punti, come questo delle anche, rimane un po' più morbido per permettere una maggiore flessibilità. Qui sulle gambe, anche nella parte posteriore, seguono molto bene la linea della coscia, della gamba, e anche qui, secondo me, vi è stato utilizzato un doppio materiale per la resa delle gambe, in alcuni punti un po' più morbido per quanto riguarda la tuta, in altri più rigido. Anche qui l'articolazione delle gambe si può spingere fino in su, fino indietro, e poi c'è la possibilità per la prima volta su figure del genere di staccare la gamba dall'anca per permettere appunto una maggiore flessibilità e poi può essere rimessa al proprio posto, davvero bellissima. Resa delle gambe anche secondo me molto ben fatta, muscolatura decisamente giusta e proporzionata, non come nella vecchia versione dove secondo me i quadricipiti erano fin troppo evidenti, così come la muscolatura appunto del petto e dell'addome, che stavolta sono più proporzionati e più verosimili rispetto alla vecchia versione. Scendiamo quindi verso gli stivali, anche qui doppia articolazione, ok, delle caviglie e anche della punta del piede che, ok, andava forzata leggermente, che permette quindi una posabilità maggiore. Stivali che non sono separati, quindi il piede è un tutt'uno con la caviglia, con lo stivale, quindi solito problema a lungo andare. Questa parte qui piegata potrebbe, non è detto, creare qualche problema, insomma. E anche qui le unghie dei piedi scolpite, direi alla perfezione, e suole delle scarpe con i credits 2023 Hot Toys e Marvel, anche queste ben realizzate. Che dire, ragazzi, io per quanto riguarda il body di questo Black Panther, a me prima vista, diciamo, poi andrebbe magari esaminato più nel dettaglio, però io davvero lo reputo un body davvero ben fatto, completamente ridisegnato rispetto alla vecchia versione, anche per quanto riguarda la maschera, e credo che sia uno dei migliori body, e anche come consistenza, come muscolatura, come verosimiglianza all'attore, a Boseman, come mobilità, insomma, davvero una resa incredibile. E questa tuta, non mi stancherò mai di ripeterlo, è davvero davvero ben realizzata. Guardate come appunto segue la linea del muscolo, la tuta è completamente aderente, non c'è ovviamente nessun difetto, quindi davvero un bellissimo lavoro Hot Toys. Ora andiamo a vedere sempre il nostro Black Panther, ma con l'Headsculpt di Boseman. Beh, direi che anche in questo caso il colpo d'occhio è notevole, anzi posso dire che io lo preferisco in questo modo, cioè con l'Headsculpt dell'attore. Senza nulla togliere ovviamente alla maschera, che come dicevo in precedenza è davvero ben realizzata e bellissima da vedere. Netto il miglioramento con la versione precedente, secondo me. Quindi proporzioni più adeguate, testa un po' più grande, più allungata e proporzionata a questo corpo davvero imponente e anch'esso migliorato. Quindi probabilmente andrò ad esporlo
in questo modo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, ovviamente. E niente da dire, ottimo lavoro, Toys. Ed ecco il solito confronto con altre Hot Toys relative sempre al Marvel Cinematic Universe. Come potete vedere, la differenza nella muscolatura di Black Panther con gli altri è evidente, così come l'altezza. Addirittura più alto di Spider-Man, che comunque risulta essere abbastanza alto questo nella Classic Suit, e praticamente alto quanto Loki, anche se ovviamente le corna rendono il tutto imparagonabile. Comunque, bellissimo questo Black Panther, secondo me. Eccomi per le considerazioni finali su questo Black Panther 2.0. Hot Toys, ancora una volta, ha fatto un ottimo lavoro ed è riuscita nel suo intento, nell'intento che voleva avere con questa figura, cioè quella di superare la prima versione rilasciata. Ci riesce sotto ogni punto di vista, dalle proporzioni del corpo ai tessuti con cui vengono fatti le tuta, con cui è stata fatta la tuta, alle articolazioni, all'head sculpt, soprattutto l'head sculpt, che è un fantastico tributo all'attore scomparso Chadwick Boseman, ed è risulta essere migliorata in tantissimi aspetti rispetto alla precedente versione. Ma tutto questo non basta per avere l'eccellenza, perché secondo me questa è un'ottima figure, probabilmente l'ultima che farà Hot Toys con Boseman per ovvi motivi, e quindi un'ottima aggiunta alla collezione, ma secondo me non è del tutto priva di difetti. Infatti avrei gradito qualche cura in più negli accessori, non dico come numero perché stiamo parlando pur sempre di Black Panther, ma qualche dettaglio in più, un po' più di cura che di solito Hot Toys mette in altre action figure che produce. E poi soprattutto, ragazzi, il solito problema che ho riscontrato soprattutto in fase di posing dei peg. I peg sono, secondo me, ormai datati. I peg delle mani, delle giunture delle mani, dei piedi, della testa, vanno, secondo me, sostituiti con dei magneti, come fanno altre case concorrenti e anche di terze parti. Quindi, continuo a muovere la mia critica verso Toys da questo punto di vista. Per il resto, ragazzi, ottime proporzioni, tuta fantastica, accessori diciamo nella media, head sculpt meraviglioso, quindi non posso dire altro. Per me questa figure merita un 8.5, non mi sento di dare più di 8.5 proprio per i problemi sopra elencati. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi invece cosa pensate di questo Black Panther, se l'avete acquistato, se avete intenzione di acquistarlo, e scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo che io ho preso la mia copia, come al solito, sul Colosso dei Nerd. Link ovviamente qui sotto in descrizione. Come sempre, ragazzi, vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!